Allora do la parola al dottor Marco Marsella, che ringraziamo della presenza qui oggi. Marsella è veramente una delle persone che da subito ha lavorato e ha scritto la proposta di regolamento, quindi di cosa si tratta? Grazie. Beh, sì. Beh, innanzitutto credo che la prima cosa importante da dire è che sono estremamente onorato di essere qui e tra l'altro. Ah, non si sente. Allora, ok, allora, dicevo che la prima cosa è interessante, quindi la prima cosa che devo fare è di ringraziarvi per avermi invitato e questo è il primo, diciamo, evento all'estero a cui partecipo dopo aver cambiato lavoro e occuparmi oggi di sanità all'interno della Direzione Generale Sanità. Però fino a qualche mese fa io mi sono occupato direttamente di uno, innovazione, due, Green Pass o Covid Certificate. Tre, accesso ai dati sanitari, quindi trovo estremamente interessante uno la tematica, due la tempistica, tre la discussione. E la discussione, ho preso, diciamo, avevo un certo filone, diciamo, di intervento, però credo che alla luce della discussione fatta e quella che seguirà, forse è importante ricordare alcune iniziative, alcuni spunti e anche alcune discussioni che ci sono state a livello europeo e anche a livello nazionale. Allora, la discussione di oggi è sostanzialmente basata su due concetti fondamentali che vanno analizzati. Uno è il dato e l'altro è l'algoritmo. Le due cose sembrano, diciamo, distinte, in realtà non lo sono, soprattutto quando si guarda ai dati e agli algoritmi in un'ottica di creazione di un ambiente dove regni la fiducia. Allora è vero, e questo mi sembra di cogliere dalla discussione, dalle prime, diciamo, dai primi interventi, anche diciamo, da quelli a cui abbiamo assistito, diciamo, gli ultimi due interventi iniziali, diciamo, del garante della privacy e dell'agenzia che implementa le tecnologie, che effettivamente quando si allarga lo spettro degli attori che contribuiscono allo sviluppo delle tecnologie, beh, cioè, non tutti hanno le idee chiare su tutti gli aspetti che debbono essere considerati. E allora, per analizzare questo aspetto e elaborare sullo spazio europeo sui dati e sugli algoritmi, allora a questo punto forse è opportuno ritornare un momento al Covid Certificate. Allora, il Covid Certificate Green Pass, esclusa la parte, diciamo, di applicazione stessa, come progetto, innanzitutto è un progetto che prevede la creazione di un electronic record, cioè il concetto di vaccinazione diventa un evento medico che viene registrato all'interno di un QR code o all'interno di, diciamo, uno strumento tecnologico. Allora c'è molto dietro questa cosa. Uno, c'è una tecnologia unica in Europa che permette di codificare l'informazione in maniera tale che la scrivo in Italia e la leggo in Belgio e la leggo secondo i parametri belgi e riesco a fare quello che devo fare secondo le pratiche cliniche, diciamo, in Belgio. Questa non è una cosa banale, non è banale e soprattutto non c'è un'altra replica, cioè quello è l'unico ad oggi sistema standardizzato, quello della vaccinazione del Covid Certificate, che era applicabile attraverso il regolamento del Covid Certificate interamente in Europa. Allora, per sviluppare quel progetto c'erano due elementi che non sono ancora emersi nella discussione di oggi, però tutti e due sono importanti. Unitamente alla creazione di un ambiente che dà fiducia all'operatore che sviluppa la tecnologia e al cittadino che la usa, per riuscire a fare quel progetto in 3 mesi/15 giorni, c'è voluto uno, un senso di urgenza che c'era e la comunità di intenti da parte di tutti.
Quando dico tutti, intendo dire tutti, anche le direzioni generali che hanno contribuito a creare il concetto di COVID certificate. E ricordatevi, non è soltanto un set di specifiche tecniche, no? Quindi sono arrivati gli ingegneri che hanno detto utilizziamo Fire. No, c'è anche un regolamento che dice cosa puoi fare e che cosa non puoi fare, che cosa è accettabile e che cosa è proibito. E le due cose sono andate di pari passo. Allora, quando abbiamo iniziato a lavorare su quel tipo di di specifica tecnica, ricordate, c'è un altro progetto che è molto più grande, ed è quello sullo scambio dei dati genomici. Allora, l'ispirazione per lavorare su quel tipo di progetto veniva anche da questo progetto tra cui l'Italia partecipa, il progetto della genomica. Allora, la genomica è, according to GDPR, il dato più sensibile che c'è, perché in ottica di discussione di ambienti predittivi è quello che non mi dice soltanto la situazione di oggi, ma potenzialmente quello che può succedere domani. Allora, scambiarsi il dato finanziario di oggi, se qualcuno me lo ruba, tecnicamente sa quanti soldi ho in banca, quindi tra 3 mesi la situazione potrebbe essere cambiata, potrebbe non essere più vera. Se però accedo al mio dato genomico e c'è una propensione allo sviluppo di una determinata malattia, lo so oggi, lo so tra 10 anni, questo mi mette in una situazione effettivamente di potenziale pericolo. Allora, all'interno di questa di questo progetto di genomica, e quindi lo ricollego allo spazio europeo dei dati, era chiaro che sviluppare una soluzione tecnologica non bastava, cioè fare una query da A a B a chi si fa tecnologia. Era importante, uno, standardizzarsi, due, creare il quadro di regolamentazione che permetta di accederlo in maniera tale che tutti quanti siano all'ese, cioè abbiano che si possano riflettere in quel sistema dal punto di vista legale, ma c'era bisogno anche di un altro aspetto, quindi tecnologico, legale, etico ed organizzativo. E attenzione, questo aspetto etico e organizzativo, è emerso l'aspetto organizzativo questa mattina. Non si fa innovazione perché sviluppo un nuovo gadget, faccio innovazione perché devo cambiare una pratica clinica. Quindi sviluppare un nuovo gadget senza considerare che un giorno qualcuno dovrà adottarlo lascia il tempo che trova, sostanzialmente. Allora, nell'ambito della genomica, le prime 4 riunioni sono state per conoscerci. Per conoscerci chi? Il rappresentante, in quel caso i DPO, ecco, coloro che si occupano di data protection e circolazione dei dati, questo è un punto estremamente interessante, chi si occupa di etica, chi si occupa di parte economica, chi si occupa di tecnologia e chi si occupa poi di utilizzo dei dati genomici in ottica, per esempio, di medicina personalizzata. E le riunioni non sono state facili. Nessuno ha detto che questa è una cosa che si può fare, però quel passaggio è fondamentale perché così, con il concetto di privacy by design, siamo riusciti a creare un'infrastruttura tecnologica che uno, per esempio, non condivide i dati, cioè non c'è un passaggio di dato genomico da un paese all'altro, ma piuttosto abbiamo standardizzato il modo in cui si accede a quel dato e, utilizzando sistemi di cyber security, siamo certi che, diciamo, la tecnologia ci permetterà di fare queste query del dato genomico in modo, diciamo, da generare fiducia. Perché questo è importante in ottica COVID? Beh, la stessa cosa, perché il concetto del COVID certificate è una implementazione del regolamento sulla protezione dei dati personali. Quindi in quel caso si utilizza come base legale il consent, ma sulla base di ricerca il GDPR, come ampiamente illustrato precedentemente, non si focalizza soltanto sul concetto di consent. E effettivamente prendo nota del fatto che ci sia un overstress della parte di consent e non, per esempio, sulla parte di interesse pubblico, che fa parte del regolamento stesso. Allora, perché parlo del regolamento sul COVID certificate e il GDPR? Perché questa sarà interessante, forse non molti lo sa, ma il fatto che noi abbiamo sviluppato all'unisono il COVID certificate con un sistema di privacy molto forte e stringente
ha permesso all'interno del regolamento di supporto al COVID certificate di aggiungere qualcosa che noi abbiamo chiamato adequacy decision. Allora, il Green Pass funzionava in Europa, però qualcuno poi andava fuori dall'Europa e quel sistema continuava a funzionare. Beh, guardate, quel sistema funzionava perché la Commissione europea ha firmato un accordo dove diceva quel paese utilizza regole che sono compatibili con quelle che utilizziamo noi. Quindi tecnicamente il GDPR per noi è stato un vantaggio competitivo perché da 30 paesi, da 27 più 2 all'inizio, siamo arrivati a 80 paesi, cioè un miliardo di certificati che girava dopo 3 mesi. Quindi qual è il messaggio? Che le cose le possiamo fare e se vogliamo si fanno. E nessuno, qual è l'aspetto all'interno di questa cosa che è molto importante? Che questa fusione di sviluppo tecnologico tra i dati e gli algoritmi richiede questo concetto di fiducia, però la fiducia va estesa a tutti gli operatori. Quindi quando ci siamo messi insieme, questo senso di unione degli interessi era così forte che ci ha portato a creare un ambiente molto propositivo e molto positivo e collaborativo, perché altrimenti con 3 mesi è impossibile fare quello che abbiamo fatto tecnicamente dare un sistema che forniva 500 milioni di persone dal 1° di giugno. Allora, da questa esperienza, attenzione, non era la prima, ce n'era stata una pregressa, di cui non si parla spesso, che era quella del contact tracing app. E vi ricordate che c'è stato anche un momento in cui vi è stata una discussione, anche a livello abbastanza esposta dal punto di vista comunicativo, su due concetti importantissimi. Uno si chiama un approccio centralizzato e l'approccio decentralizzato al contact tracing app. E anche lì c'è stata una creazione ci sono stati gruppi che vedevano un modello piuttosto che l'altro, poi emerge uno, però io mi chiedo pure quanta consapevolezza ci fosse all'interno di questi modelli. Quando parlo di consapevolezza, e questo è il punto che forse è importante, questa parte di chiarire quali sono gli aspetti quando uno deve sviluppare tecnologia è fondamentale, perché altrimenti c'è un bias. Allora, se prendiamo i dati e gli algoritmi, vedete che la legislazione, in questo caso un po' per la parte di generative AI, corre dietro alla tecnologia. Per la parte di intelligenza artificiale, effettivamente, in questo caso l'Unione ha creato o sta creando un quadro normativo di riferimento che cerca di che è quasi a pari passo, perché il Consiglio e il Parlamento adotteranno presumibilmente nei prossimi mesi l'AI Act, che definisce un quadro chiaro per lo sviluppo, in questo caso, degli algoritmi algoritmi di intelligenza artificiale. Ce ne sono molti e l'intelligenza artificiale è stata molto già utilizzata nella sanità, quindi non c'è molto di nuovo. Se vogliamo fare un discorso tecnico, allora cominciamo a distinguere tra generative AI e non generative AI. Il vero problema della discussione che facciamo adesso è quella che è generativa, e cioè che crea qualcosa che tecnicamente l'ha fatto la macchina. Quindi se io faccio un sistema per fare lo scanning dei melanomi e per far apprendere alla tecnologia a riconoscere se un neo è un melanoma oppure no, non è generative AI e c'è da molto tempo. Allora, il punto è che prendendo il GDPR e visti gli sviluppi, mi ero segnato gli sviluppi di intelligenza artificiale, quindi fusione dati e algoritmi negli ultimi giorni, se per chi ha interesse a questa tematica, sono certo che segua gli sviluppi giornalmente. Allora, io l'ho fatto prima di venire qua, 3 giorni, ho visto quali sono gli ultimi 3 cose che sono venute fuori in termini di AI e in termini di sanità. Allora, il primo è che c'è già una tecnologia che permette a robot che sono GPT powered, quindi con tecnologia generativa, di crearsi l'esperimento, di farsi l'esperimento e di scrivere il rapporto in maniera autonoma.
che vi è per la prima volta dopo 60 anni una nuova classe di antibiotici scoperta dall'utilizzo dell'AI in generativa in ambito medico, che vi è un sistema adesso per fare previsione del rischio cardiovascolare sulla base di un elettrocardiogramma. Attenzione, in questo caso non è verificare che c'è un problema, ma darmi la probabilità che questo succeda tra 3 mesi, cosa praticamente impossibile ad oggi, attualmente in pratica clinica. E l'ultimo è quello che se prendo un CT scan, quindi un IRM, posso fare un'analisi della presenza di un cancro al pancreas con una affidabilità del 99%. Questa è la settimana scorsa, se la facciamo la settimana prossima ci saranno cose ancora. Allora, questa tecnologia funziona perché quello che c'ho sotto, i dati, sono buoni. Quando c'è stato il Covid avevamo i dati, avevamo il concetto di big data, ma la qualità dei dati che c'era sotto non era buona e quindi determinati sistemi di previsione non hanno funzionato. Allora, che cosa fa lo spazio europeo della salute? Il regolamento. Il regolamento si articola su due aspetti importanti. Il primo è quello dell'accesso primario al dato primario e l'altro è accesso secondario. Primario significa che io come cittadino ho il diritto ad avere il dato sanitario in formato elettronico. Due, che posso prenderlo e posso farlo vedere ad un altro medico e quell'altro medico è capace di leggerlo, di aprirlo, di leggerlo e di fare deduzioni sulla base di quei dati. Accesso primario vuol dire che come cittadino ho il diritto ad accedere. Due, posso chiedere il dato in un formato comune che è possibile riutilizzare in un altro Stato europeo. Quindi se qualcuno mi dà una ricetta in italiano e poi vado in Spagna, quel QR code, quella tecnologia, quel dato, quello che vogliamo, scritto con quel formato, è riutilizzabile, numero uno. Numero due, crea l'obbligo di connettersi a un sistema che poi fa girare il dato e quindi l'esempio che faceva Antonio, se un cittadino italiano va a sciare in Austria, il medico in caso di un incidente riesce ad accedere al dato. Quindi riesce ad accedere al dato significa che tutti sono connessi e che i cittadini hanno la possibilità essenzialmente di far viaggiare il dato. Questa parte di primary use of data è importante perché è un po' come il roaming, sotto il controllo del paziente e delle istituzioni in pieno GDPR, in pieno regime di GDPR, è possibile accedere al dato sanitario per questioni per esempio di emergenza. E la Commissione che cosa fa? Struttura la parte di flusso dei dati e crea anche l'infrastruttura tecnologica che permetterà all'Italia e alla Francia di scambiarsi il dato in maniera sicura. Quindi c'è sia tecnologia sia legge. L'aspetto del dato secondario è quello a cui ci facevamo riferimento prima. Sviluppare intelligenza artificiale significa che io ho accesso a un dato di qualità che è stato sviluppato e tecnicamente è possibile anche assegnare una quality label a quel dato, è possibile accedere a questo dato per scopi di ricerca, per scopi di programmazione, per scopi di innovazione stessa. Certo. E quello che fa il regolamento è creare le basi per andare anche oltre il consent, utilizzare il concetto di utilità pubblica, quindi public good, come dicevi Felicia, e crea anche l'infrastruttura che permetterà al ricercatore, dovunque esso sia in Europa, di fare richiesta di dati e ottenerla dai vari paesi che sono connessi a questa infrastruttura. Quando verrà? Verrà dopo la conclusione del ciclo di negoziazione tra il Parlamento e il Consiglio, che è iniziato praticamente alla fine di dicembre e speriamo che crediamo che i colegislatori abbiano nella timeline l'idea di avanzare molto durante questa legislatura prima quindi che si vada al voto
a giugno. Creare lo spazio si auspica, sì. Sì, e crearlo significherà poi che coloro che dovranno sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale potranno chiedere, senza possibilmente confusione, potranno chiedere un dataset di qualità sul quale sviluppare le proprie teorie e le proprie applicazioni. Speriamo che questo aiuti a fare quello che serve sostanzialmente, cambiare la pratica clinica e cambiarla in maniera tale che tutti i cittadini ne possano beneficiare. Se seguiamo l'esempio del COVID certificate, beh, tecnicamente possiamo portarlo a tutti. Riuscirlo a fare è un'altra sfida. Inserire in questa discussione coloro che definiscono le competenze e possono cambiare il workflow è importante. Una semplice replica, e chiudo, una semplice replica del modello attuale del processo attraverso il digitale non garantirà innovazione, garantisce e non garantirà probabilmente nemmeno uno spreco di carta. Cioè, importante ripensare l'innovazione di processo attraverso quella tecnologica in pieno rispetto di principi etici e principi di data protection. Grazie. Grazie.